La donna con la vagina più larga, oh mio Dio, è una certa Anna Swan. Ciao propiletti, ciao! Questo è Electric, e questa sedia cigola un sacco? Oh yeah! Oggi siamo qui per fare, per vedere più che per fare, il disegno di Klaus per il raggiungimento del traguardo dei 500.000 iscritti su YouTube. Questa sedia cigola un casino davvero. Disegno che ho fatto tempo or sono, che Klaus ha pubblicato non molto tempo fa su Instagram, così come io stesso su Instagram, e solo adesso ho trovato il tempo e i file che non trovo più della registrazione per far vedere qualcosa del disegno, che non è completo, come cioè non è registrato proprio tutto, perché quando lavori disegni così grandi ti richiede un sacco di lavoro da parte della CPU, e invece cioè se apri quindi anche un programma di registrazione ti ciuccia ancora il CPU e ti rallenta il lavoro con il disegno, c'è un po' di calo del frame rate e roba del genere, quindi tanto vale registrare solo ogni tanto e non sempre. E oggi qual è il topic di oggi del nostro piccolo, questa radio PEO frequenza 0,97.5 periodico? Beh, oggi si parla di notizie strane, di notizie davvero strane che non si caga nessuno, pensa che, sai, sono stato un po' di tempo a vagare su internet per cercare qualcosa di davvero particolare, più che strano, non so spiegarmi. Non so neanche quanto siano affidabili, perché sai, nei siti di notizie in generale, quando trovi queste notizie non sai appunto, saranno vere? Saranno forse una baggianata? Perché sono un po' esagerate, come questa che è stata pubblicata proprio oggi, 17 marzo 2017, e ha avuto fino adesso solo 147 visualizzazioni, ovvero bevono detersivo perché l'alcol costa troppo. 50 morti in Russia. Cristo, vuol dire che c'erano dei russi? Almeno 50 russi, perché stiamo parlando di 50 morti in Russia perché hanno bevuto detersivo, vuol dire che almeno 50 l'hanno bevuto, forse un po' di più, e solo 50 ne sono morti. Almeno 50 russi hanno bevuto del detersivo piuttosto che l'alcol, proprio perché magari c'è dell'alcol all'interno dei detersivi. Io adesso non so la loro composizione chimica, però dice che diverse decine di persone sarebbero morte nella città siberiana di Irkutsk, che non ho la più palla idea di dove sia né come si pronunci, è successo nei mesi scorsi proprio perché hanno bevuto il detersivo nella speranza di avere effetti simili all'alcol. Quindi non è che erano certi che avesse l'alcol al suo interno, che potesse portare un po' di giramento di testa, robe simili. Il rapporto parlano di un numero compreso tra i 33 e i 72 decessi. Quindi non sono 50, anche di più, potrebbero essere 72. L'uso di alcolici contraffatti o di sostituirli a basso prezzo è molto diffuso in Russia, quindi costando troppo cercano degli espedienti per sostituirlo. Questo sì che è molto strana. Ed ecco qui, infatti c'è scritto che a spingere le persone a usare il detersivo come bevanda ci sarebbe il fatto che tra gli ingredienti ci fosse anche l'alcol scritto. Quindi poi la ricetta è stata cambiata tipo nell'ultimo periodo, e l'etanolo sostituito con metanolo, cazzi e mazzi, e questi quindi si è ammazzati, in poche parole. Questo è quanto. Vediamo un po' se c'è qualche altra storia assurda. Ce n'è una sempre recentissima, di ieri, del 16 marzo. Azienda vende finti amici su Facebook per farvi sembrare popolari. E sembra tipo giapponese la faccenda, almeno c'è un'immagine di qualche giapponese che si fa le foto lì. Quindi un'azienda che vende, cioè non mi sembra una cosa così assurda, perché su Instagram succede sempre tipo iscriviti se vuoi altri follower, o contattami se vuoi altri follower, perché si vede che quello lì si farà pagare. Io almeno non l'ho mai sentito, ma immagino questa gente, questi che ti spammano sempre i commenti di Instagram o Facebook, siano persone che gestiscano la faccenda in questo modo. Cioè tu li contatti, loro ti dice ok, tu mi dai tot euro, io ti do 100 follower. Immagino sia così. Se desiderate vantarvi di una vita sociale virtuale molto attiva, ma non avete molti amici neppure su Facebook, quindi siete magari degli sfigati un po' bruttarelli eccetera, oppure desiderate fare ingelosire la vostra ex e non riuscite a trovare nessuno con cui uscire, ora c'è un'azienda giapponese, era giapponese, che offre pagamento una delle serie di servizi che fanno per voi.
incredibile, quindi proprio di questo che si tratta. Per molte persone curare le apparenze sui social network è estremamente importante. Vabbè, questo si chiama Family Romance, questa azienda. Quindi le persone che si rivolgono all'azienda lo fanno per motivi strani, sì, va, non ci interessa. E Family Romance offre anche servizi per il mondo reale, quindi potete noleggiare ospiti per feste e matrimoni, in modo a non far sembrare che l'evento sia un cioè in modo a far sembrare che l'evento appunto sia una gran figata, un gran successo. Oh, guardate quanta gente che è venuta, non è pagata, giuro. Oh mio Dio, dove siamo arrivati? Dove? Che cosa altro abbiamo qua? Va a lavorare all'estero e le asportano un rene. Questa notizia risalente ieri al 2017. Classica leggenda metropolitana sembra, ma sembra che sia stata proprio una donna indonesiana di cui è stata, la cui è stata derubata di un rene quando è andata a lavorare in Qatar. Wow, quindi può succedere, state attenti, non accettate proposte di lavoro troppo strane o che vengono insomma da molto lontano. Quindi vediamo un po' un'altra notizia. Regali, festa del papà, divertimento al primo posto e altre cose che non sapete. Oh wow, che tipico titolo clickbait. Ma dicono che la festa del papà sia il quarto periodo di maggior vendita di biglietti d'auguri secondo la Greeting Card Association, perché c'è a quanto pare un'associazione che si occupa di biglietti di auguri negli Stati Uniti. Pensa che roba, si posiziona subito dopo il Natale. San Valentino, festa della mamma, quindi la festa della mamma vince sulla festa del papà, e San Valentino anche, ovvio, immaginavo. Ma qual è l'origine della festa del papà? Voi lo sapete? Io no, personalmente, ma potremmo anche leggerlo e capire, perché qui dice che si tratta di una festa relativamente recente, che risale infatti all'inizio del XX secolo, quindi stiamo parlando del 1900. La versione più accreditata è che l'idea sia venuta ad una certa Sonora Dodd, si chiama così, di Spokane, nello stato di Washington, come idea per celebrare l'uomo che l'aveva allevata dopo che sua madre era morta di parto. Quindi questo era per festeggiare, era orfana di madre, ha detto vabbè, festeggiamo a mio babbo che è più bravo, e niente. E questo sembra essere tutto per questa stupida notizia. L'ambulanza in servizio li intralcia la strada, sale a bordo e la sposta lui. 376 visualizzazioni, 14 marzo, scusate, ma siamo penso solo in 400 a vedere questo sito, mi sa, di notizie strane. Un automobilista che si è trovato di fronte in mezzo alla strada, un'ambulanza intervenuta per una chiamata di emergenza, è salito sul mezzo di soccorso e l'ha spostata per poter passare. Quindi diciamo che ci può stare, sai quando arrivano quelle ambulanze? Non so dove possa essere successo, perché qui non so se lo dice, e sembra a Market Drayton, cittadina nord-ovest dell'Inghilterra, quindi sì, una cittadina europea, quindi posso immaginare una cittadina con quelle strade piccole e strette nel centro storico in cui dice minchia, se te fermi lì ambulanza blocchi il traffico, e quella si è fermata proprio lì. Allora quello intanto che aspettava che questi sono andati di sopra a prendere questa poretta o poretto che si è sentito male, ha detto sai che mi sposto l'ambulanza, solo che ci ho a passare perché ci ho andato a faticà, perché ero solo a pausa pranzo, e se arrivo tardi e timbro tardi il mio capo mi mena, e se il mio capo mi mena magari mi licenzia pure, dopo sto con il sussidio della disoccupazione per qualche mese, ma poi finisce, devo ricercare lavoro, è una pippa troppo lunga, quindi sai che sposto questa ambulanza e la facciamo finita. Che ci può stare se a questa persona è passato in testa tutto quello che è passato in testa adesso a me? Non pensate anche voi? Penso di sì. Qui ce n'è una di notizia risalente al 1 marzo del 2017 con ben 2000 visualizzazioni, incredibile il record di questa pagina di notizie, questa qua. Nonna di 100 anni arrestata per realizzare un suo desiderio, una donna olandese di quasi 100 anni ha convinto la polizia locale ad arrestarla per realizzare un sogno che aveva da tempo. Aspetta, quindi non è che per realizzare il sogno l'hanno arrestata perché magari era un sogno eccessivo. Quindi questa donna è stata arrestata perché voleva semplicemente sperimentare una cella dall'interno, a quanto pare. Sì, va bene, qualunque cosa ti faccia felice, beh, ben venga. In poche parole, immaginatevi vostra nonna che a un certo punto vi dice ti piace la zuppetta che ti ho fatto oggi? Sì, nonna. A proposito,
chissà come si sta dentro una cella. Sai che a 100 anni ci provo. Quindi, sono sicuro che i carabinieri non hanno niente in contrario. Di dai, facciamo finta di arrestarla e la mettiamo dentro una cella. Però, Cristo, non è la cosa che mi viene in mente di provare o pensare di provare minimamente. Wow, qua ci sta un'altra bellissima notizia di 10 incredibili record del sesso, risalente al 9 giugno del 2010. Wow, 2010, un sacco di tempo fa. Non è aggiornato questa notizia, quindi. C'è l'uomo con il pene più lungo del mondo, che di un certo Jonah Falcon, che è 34 cm da eretto, fa l'attore, non hard, tiene la rubrica sportiva alla radio, un pene normale, wow. Un pene normale misura tra i 13 e i 19 cm. Quindi io sto sopra la media, tutte le ragazze lì fuori. Tanto per dirlo. La donna con la vagina più larga. Oh mio Dio, è una certa Anna Swan. Oh, vissuta tra il 1846 e il 1888. Quindi a quell'epoca, scusa, che fanno? La misurano. La donna aveva raggiunto un'altezza di 2,34 m e si è sposata con un altro gigante, Martin Bates, alto poco meno di lei. La coppia ha avuto un figlio, purtroppo morto poco dopo la nascita, che risulterebbe essere forse il più grande neonato della storia. Fatto sta che sulla base del diametro della testa del bambino, i medici hanno calcolato una dilatazione massima della vagina della signora Swan pari a 15,5 cm. Molto interessante. L'orgia più grande del mondo fatta da 250 coppie, fantastico. E sembrano essere giapponesi o dalla foto filippine, non saprei. Comunque sia una cosa che si fa in Asia, e adesso mi chiedo perché stiamo vivendo ancora in Europa, visto che è di là che si fanno le cose interessanti. La più grande gangbang del mondo, il record di masturbazione maschile, un certo Masano Busato in Giappone. Questi giapponesi fanno tutte le cose più assurde, con una durata di 9 ore e 33 minuti. Wow, quindi questo ha continuato per 9 ore e 33 minuti, ok. Record di distanza di uno schizzo di... Oh mio Dio, ma di che stiamo parlando? La vagina più forte del mondo, wow! E la madre con più figli. Vabbè, questo è normale, il padre più vecchio del mondo. Questo non importa, la prostituta più vecchia del mondo. Wow, io penso che per questo episodio di disegno possa essere tutto. E Klaus, mi dispiace se sono state trattate queste notizie così assurde proprio durante il tuo disegno, ma... il destino che l'ha voluto. Cristo. Beh, se vi è piaciuto questo video, non scordate di mostrare un po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, e soprattutto iscrivetevi se non l'avete già fatto, perché questo era Electric Buzz.